La rassegna stampa è offerta da... Lunedì 23 maggio, buongiorno e buon inizio di settimana a tutti. La rassegna stampa di Lecce News 24 inizia. Andiamo a leggere insieme le principali notizie dei quotidiani locali e nazionali odierni. Iniziamo con il Messaggero. Austria spaccata, la destra frena, testa a testa tra Hofer e il verde Van der Bellen. Nel ballottaggio per la presidenza decideranno la sfida gli 850.000 voti arrivati per posta che saranno scrutinati oggi. Torniamo in Italia, referendum Boschi, i veri partigiani voteranno sì, lite nel PD, Renzi, non mi farò sabotare. Taglio centrale, il festival, il vincitore, il cinema è protesta, Dolan il Grand Prix, Cannes, la Palma d'Oro a Ken Loach. Sulla destra Roma, follia ultra, due feriti gravi nell'assalto al bar, dopo Milan-Juve un fermato e scattano denunce. Taglio basso, come ci ha cambiato la crisi, tornano i consumi, ora prevalgono bio e tech. Uno sguardo alla pagina regionale iniziale con la Gazzetta del Mezzogiorno, cronaca, agguato in centro a Nardò, i tre fuggitivi sono finiti in manette. E poi playoff, calcio, il Lecce scivola ma non molla, ora l'impresa, giallorossi sconfitti per 3-2 in gara 1. La Gazzetta di Lecce, la svolta, agguato in centro a Nardò, arrestati i tre fuggitivi, Francesco e Giampiero Russo si nascondevano a Lecce, i carabinieri hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare, il terzo è un siciliano bloccato nel Novarese. Taglio centrale, giallorossi sconfitti nella semifinale di andata, Lecce ora Foggia, servirà un'impresa. Turismo, taglio basso, cortili aperti, artigianato, boom di presenze in centro, manca Versa a fuoco, quattro abitazioni, probabile l'origine dolosa. E concludiamo infine con il Nuovo Quotidiano di Puglia, centro chiuso, 2000 firme, il comitato, ora lo sprint finale, altre 1000 fino al 7 luglio e sarà referendum. La città invasa dai turisti per l'iniziativa delle dimore storiche, vola la petizione contro le auto. Frecciarossa antieconomico, no, i dati dicono l'opposto, Mazzei, inondiamo di tweet Renzi per avere più corse. Al centro tre arresti per l'agguato, in carcere anche padre e figlio, Nardò svolta decisiva nelle indagini sul ferimento di Gianni Calignano. Taglio basso, il Lecce sbaglia, poi si sveglia, strada in salita, finisce 2-3, la prima sfida col Foggia. La pagina sportiva di Quotidiano, Lecce, ma che fai, finale lontana, i giallorossi sconfitti 3-2 a Via del Mare dal Foggia, ora bisogna espugnare lo Zaccheria per passare il turno. Sulla sinistra, Tundo e Sticchi, ce la possiamo ancora giocare, se fossimo stati aggressivi dall'inizio sarebbe cambiata qualcosa. Poi Braglia, non rifarei quella scelta iniziale, il tecnico ammette l'errore. Termina qui anche per oggi la nostra rassegna stampa, tra poco le breaking news. La rassegna stampa è stata offerta da...